terza edizione. Pianeta Amiga quest'anno, terza edizione, diciamo che sta andando abbastanza bene, visto che tutti stavano cantando il De Profundis e il De Profundis non c'è stato, perché l'affluenza alle 11 era identica a quella dell'anno scorso, della seconda edizione. È un'affluenza lenta, però costante. Si sta lavorando bene. Gli espositori so che sono contenti perché hanno avuto il loro afflusso. I ragazzi dei banchi demo stanno facendo anche loro le loro dimostrazioni, per cui credo che non ci sia niente da aggiungere di più. Quello che è la realtà lo potete vedere, l'avete visto. Io mi auguro di poter fare nel 2000 l'edizione vera del 2000, che sarà una cosa sicuramente molto più grande di questa. Questo ve lo posso promettere fin da ora. Informatica, brevissimamente la storia, Enigma Amiga Run è una nota rivista Amiga italiana che per varie vicissitudini stava andando verso la chiusura. Allora io, Daniele Francia, con Marco Marinacci, editore di Pluricom, abbiamo pensato, visto che già eravamo in contatto per aprire una nuova rivista Amiga, di rilevare Enigma, e quel che è venuto fuori è stato giustamente Amiga Live. Una rivista che come Enigma, una rivista da edicola, 64 pagine a colori, anche in abbonamento evidentemente, solo per la piattaforma Amiga. Ogni mese un CD allegato, curato da Luca Lamelon di Interactive, nel quale c'è il meglio della produzione Amiga dell'ultimo mese. Allora, cos'è? Grafica che faccia superare la barriera, meglio la palla al piede degli Aga, no? Poi se mi fanno un prezzo ottimo prendo anche una power up, almeno mi sveno, gli do anche, gli lascio un litro di sangue, però torno a casa con un computer un po' più veloce di quello che ci avrei normalmente. Tutto il mio. Che cos'è Amiga.it? È una rivista su CD fondamentalmente,
che viene distribuita su abbonamento per vendita diretta presso i maggiori distributori Amiga in Italia, una parte relativa ad una rivista in HTML visualizzabile sul proprio computer e la parte di CD che rappresenta in fondo ciò che devono essere, diciamo, i CD di Enigma. La parte quindi di parte cartacea è stata eliminata e trasportata interamente su CD in formato HTML. La rivista conta uno staff discretamente ampio, di cui alcune persone probabilmente sono già conosciute e riconoscete dallo pseudonimo, e mentre altre sono dei nuovi innesti, per esempio Massimo Marino, che viene da The Games Machine, che è la più grande rivista di videogiochi in Italia, e si occuperà insieme a Nick Murdoch della parte relativa ai videogiochi. C'è Marco Rovera, che ha preso il posto di Nick Murdoch per quanto riguarda le news, e un nome molto importante, l'ingegner Massimo Gais, che è l'amministratore di sistema del nodo italiano di Aminet presso l'Università di Napoli. E per quanto riguarda l'affluenza, noto che anche quest'anno sempre siamo soliti irriducibili, quindi ci siamo e ci siamo tutti. Spero che l'andamento della fiera possa continuare come sta andando adesso, cioè con quello che credo sia un buon successo sia di pubblico sia di espositori, sostanzialmente perché l'Amiga è vivo, non c'è niente da fare. Nonostante ci sia chi continua a dire che l'Amiga è morto e che non ha un futuro, l'Amiga è vivo e continua ad andare. Diciamo che non ci importa di quello che fanno Gateway e tutti gli altri, perché noi siamo qui, continuiamo con le nostre G3, con le nostre G4, con le nostre schede acceleratrici e con la nostra area irriducibile che nemmeno Bill Gates con i suoi soldi ci può comprare. Reward è un sito, una rivista disponibile in amiga.eden.it e tratta di Amiga. Abbiamo oltre 200 articoli dedicati al nostro sistema che spaziano dalla grafica alle recensioni, interviste e anche programmi PD di qualsiasi tipo. È un progetto che rientra nel volontariato, nella cultura del dono. Noi mettiamo il nostro tempo, le nostre risorse, competenze, ci diamo da fare per riuscire di fare per sostenere Amiga a modo nostro. Riguardo a Pianeta Amiga, sinceramente è un ottimo punto di incontro per tutti gli amichisti, dove vedere che quest'anno sembra esserci un'affluenza maggiore rispetto agli altri anni. Your intention about the Amiga market in the future and about for PowerPC only, a card about your warp-up kernels and about the other cards like Metabox and PS5, G4, Accelerator. First of all, this place. This place, yes. What about the third edition of Pianeta Amiga? Well, I've been here for the first one and 6 years ago. Well, it's pretty impressive what can be done here. Yes. This is a market which gets smaller every year, every day. Okay. Pretty nice for this. Okay. Già la terza volta che è venuto qui a Pianeta Amiga, è abbastanza impressionato dalla quantità di amighisti presente in fiera. E è una cosa positiva perché in Europa è fondamentale avere questo tipo di manifestazione. E gli ho chiesto che futuro avrà l'Amiga con le nuove schede Power Up G3 o G4. E in questo momento da Phase 5 lui non ha ancora ricevuto niente, siamo 15 settembre, Phase 5 ha solamente annunciato fino adesso la scheda G4 senza avergli dato nulla per quale loro possono provare il loro kernel Warp Up 4.0. Metabox con la AMI Joe, stesso problema, non hanno ancora avuto niente, sembra che sia solamente un annuncio, peraltro vedremo a Colonia, ha detto. Un'altra cosa era l'altra scheda, la Scena, che tutti si era da Colonia nel 97 che era proposta, Colonia sì, 98 era proposta e non ha ancora visto niente, lui però personalmente sa che effettivamente sono ancora in lavorazione, però vogliono fare l'hardware perfetto e il software loro è praticamente pronto, deve solo adattarlo alla scheda. In più anche la GVP, quella ditta americana che produce acceleratori per Amiga, anche quella ha in previsione una scheda G3 e G4, ma per ora è solo sulla carta. Dopo Colonia si vedrà. Terza edizione, sorprendentemente è stata una rivelazione anche per noi di VG Computers. Siamo partiti piano piano, non credevamo tutta questa gente anche per quest'anno, però poi alla fine abbiamo visto le presenze e sempre molto interesse. La cosa ancora fresca che così ci rattristisce un po' è le ultime notizie sul fronte di Amiga Internazionale, che non ci fanno molto ben sperare
per il futuro della nostra piattaforma preferita. Noi ci auguriamo che poi vengano cambiati i piani della Gateway, che è la casa madre proprietaria di Amiga, per produrre appunto una piattaforma che sia stabile, una piattaforma che sia amichevole come la nostra amata Amiga, e che per una volta ci sia più serietà e non solamente parole. Noi speriamo che questa non sia l'ultima edizione del pianeta, speriamo che ce ne siano altre. E cos'altro dire? Le vendite per ora stanno andando bene, che poi sono quelle che tutto sommato fanno piacere a noi espositori, e abbiamo visto sempre molto interesse per le PowerPC, quindi gente che vuole fare upgrade al proprio sistema, gente sempre interessata al software, quindi questo ci fa molto piacere. Come sempre, il piacere viene da parte degli utenti e non da parte dei capoccioni che comandano e non seguono forse i gusti dei loro clienti. Questo è tutto, speriamo che ci sia una prossima intervista, sempre con William Molducci e Lorenzo Morselli. Tanti saluti da VG Computers, al prossimo anno. What do you think about the third edition of Pianeta Amiga Fair this year? Very good, I really appreciate it, and I was the third time here. I not even one time missed this show. I think it's for Italy is very important, and I hope that we will have a fourth show next year. The user of the internet site Amiga 3000 Plus. Yeah, hello, how are you doing? Everything is okay, don't worry, I'm still on board. Okay. Di Ami Resource. Ah, che domanda c'è? No, diciamo che Ami Resource è giunto al terzo anno di vita, quindi continua comunque la sua attività di educazione nel mondo Amiga, ha cambiato la periodicità da bimestrale a trimestrale per permettere un miglioramento della qualità e soprattutto un riempimento, diciamo, qualitativo e non quantitativo del CPU. Inoltre, penso sia utile chiarire le differenze che ci sono fra AmiResource e le altre pubblicazioni che proprio a Pianeta Amiga sono state introdotte. AmiResource mantiene il suo corso, quindi non solo una raccolta di shareware, ma una raccolta di materiale selezionato, coordinato e catalogato, quindi poi rintracciabile anche nei volumi successivi. E inoltre chiaramente i programmi registrati, i socket, la grafica, i moduli e tutto quello che ha reso importante AmiResource. Le differenze con altri CD penso siano il fatto che appunto AmiResource ha una maggior cura proprio nella selezione e nell'ordinamento del materiale inserito e alcuni punti di forza che per ora sono rimasti imbattuti anche dai concorrenti, perché il software registrato o comunque l'aggiunta di programmi in versione speciale o dimostrativi, insomma, in versione esclusiva. Quindi penso che per ora AmiResource non tema, diciamo, la concorrenza, anche perché per fortuna non c'è una vera e propria concorrenza, cioè siamo riusciti comunque bene a dividere i nostri, quelli che sono gli ambiti dei CD che stanno nascendo, così da non veramente da non sovrapporci nel mercato Amiga, che in Italia non è enorme. Di questa edizione? Mi ha stupito vedere come ci sia ancora molta vitalità nel mercato Amiga e soprattutto tra gli appassionati. E parli delle nuove riviste per Amiga che nascono? Sì, infatti adesso la nuova rivista Amiga Life di collaboro è sicuramente una buona notizia per tutti quelli che hanno bisogno, che utilizzano Amiga. Spero che possa crescere bene. E inoltre adesso è nata anche un'altra rivista completamente diversa come impostazione, come argomenti, cioè DIFF, si trova solo su internet, sito www.diff.org, e tratta sistemi operativi alternativi, quindi non solamente iOS ma anche altro, come può essere il iOS. Anche lì faccio qualche consulenza, c'è qualche articolo che riguarda appunto sia Amiga che PC. Per attaccarti la risoluzione comincia a fare un po' cilecca.
Successivamente, a seconda di cosa sarà successo con il 3.5, se sarà un bel sistema e se sarà avuto una buona diffusione, ci daranno poi cosa fare se sviluppare avanti in video. Ma allora le pre richieste che hanno ottenuto fanno presagire un buon successo, perciò il raggiungimento di questo numero. Ed è installabile su qualsiasi configurazione hardware. Altre domande? Quindi un programma di terze parti, un programma di terze parti di tipo ASIO e CDFS, che deve essere posto prima dell'installazione. Non viene sovrapposto l'installazione a forza, cioè se hai qualcosa già pronto viene installato quello che prima solamente sul disco di emergenza. Und falls man von der Notwendigkeit installieren muss irgendwann, kann man natürlich den enthaltenen CD-ROM-Treiber auch auf die Festplatte übertragen. E in caso avessi bisogno assoluto, perché il disco di emergenza è l'unica cosa che hai a disposizione per far partire la diga, allora viene installato anche sull'hard disk, ma solo in questo caso. Quando durante l'installazione ti resta quello che hai sull'hard disk.